Ciao ragazzi, come state? Eccoci con un nuovo video, un salto in edicola. Oggi ho trovato un nuovo di Stitch, dei Bops and Tops di Stitch. Ne ho preso solo uno perché ho provato a testarlo. E, ha le orecchie a mo' di Stitch o di Angie o comunque... di quello rosso che non mi ricordo come si chiama, quindi dovrebbe essere uno di questi tre personaggi in teoria, e, però gli altri non lo so, non ero convinta, quindi ho lasciato stare. Poi ho preso di nuovo questi My Lovely Tokyo Baby Girls Pocket, che avevamo già visto assieme, avevamo visto assieme la libreria, e oggi andiamo a vedere non la boutique, spero di non aver sbagliato, ma la caffetteria in teoria, non mi ricordo più perché questo, ragazzi, ce l'avevamo da un po' e quindi l'ho aggiunto al video di oggi e quindi non mi ricordo, ma in teoria dovrebbe essere la libreria, perché noi abbiamo aperto la caffetteria, ecco, lapsus. E poi ho trovato questi, che li trovavo veramente super deliziosi, i Fritzing Surprise. C'è una Bat Bomb all'interno con delle sorprese schiumosissime, scopri le sorprese, qui vedete del qui vedete un unicorno molto carino e questa dolcissima sirena che è un amore, veramente super cute. E poi qui abbiamo questa bambina con questi queste collanine, con questi pendenti che sembrano molto carini. E qua dietro ci dice appunto: immergi la conchiglia in acqua, goditi un frizzante bagnetto, scopri la sorpresa. Potrebbe esserci Verdiana, Perla o Ariella. Oppure abbiamo gli unicorni Dennis, Frida o Angel. E questo viene 4,99. Allora, 4,99. Questo viene uguale a 4,99 e questo 3,99. Allora, direi di aprire prima i My Lovely Tokyo Baby Girls Pocket, poi abbiamo gli Stitch e poi prendiamo la bacinella per fare la Bath Bomb. Allora, che dire, questo mi è piaciuto tantissimo. Se vi siete perso il video, mi raccomando, andate a vederlo perché è proprio carino. Ricordano tantissimo i Polly Pocket. E per il prezzo che hanno, sono veramente super cute. Qua abbiamo il personaggino ed ecco qua. Allora, guardate che carino. Poi si apre e abbiamo la libreria. Poi questo è bello perché guardate, si sposta. Potremmo mettere più magari una scala più che questa porta, un po' come in nella Bella Bestia, la scala che si muove. E altre cose mobili? No, non ci sono. Comunque abbiamo Real Time Library, quindi c'è scritto la libreria, insomma, lettura. Qui abbiamo i libri. Qua ci sono degli adesivi, vediamo se si riescono a vedere dei libri. Qua la porta con la scritta Welcome. Qua ovviamente il logo. Però, guardate che dettagli. Ovviamente non sono colorati. La calcolatrice che è sproporzionata, è gigantesca. E, però ragazzi, devo ammettere che per il prezzo, cioè, è veramente bello. Apriamo gli accessori che abbiamo in dotazione. Allora, abbiamo questa che è bellissima, è praticamente una libreria, vedete? Con fatto il tavolo rotondo, che poi non credo, cioè sembra ridicolo, infatti, però con questa X sembra quasi che dovrebbe andare da qualche parte, ma no, quindi questo dovrebbe andare così. Poi abbiamo il mappamondo, carino, quindi anche questo lo mettiamo qui, e poi abbiamo il personaggio che è lei,
che devo dire che comunque, guardate, essendo piccola è fatta molto bene. Vediamo se riesco a farvi vedere anche gli occhi per benino. Andiamo zoomando un po'. Ecco, guardate come sono belli. Cioè, ha pochi colori, ma devo dire che è veramente ben fatta, mi piace tantissimo. Non si muove, quindi è tutto un pezzo unico. E ragazzi, che dire, mi piace veramente tanto. E lei appunto sta qui, così. Belli, 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 sono fatti veramente molto bene. Poi chiudete tutto e come Polly Pocket si possono portare in giro. Perché non si chiude? Perché non è un Polly Pocket. No, bugia, si chiude, ecco fatto. Bello, 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 bello. Quindi sono veramente molto contenta. Questo quindi super approvato. Ora apriamo questo dei Bops and Tops. Ah beh, allora, Stitch e Stitch, però è la versione gold che sapete che non mi piace. Mannaggia, mannaggia, mannaggia. Quindi penso appunto che lo metterò su Vinted, perché no, dorato proprio non fa per me. No, questo non è quelli profumati. Cioè, poteva essere o profumato o appunto normale, ma no, dorato proprio no, no, non mi fa proprio impazzire. Quindi lo rimetterò dentro. Mannaggia, e che adesso iniziano a finire un po', cioè ormai sono fuori da un po'. Ho paura che non riuscirò a prenderne altri, spero di sì. Devo riuscire almeno a trovare uno Stitch, ragazzi, almeno uno Stitch. Ok, passiamo a questo Fritzing Surprise. Quindi si apre qui. Mamma, ragazzi, che profumo, wow! Allora, questa è la conchiglia, che vi giuro ha un profumo pazzesco, veramente buonissimo. Ah, e forse ci ha già spoilerato chi troviamo. Deduco di sì, ragazzi. Quindi deduco che sarà Perla, e sono contenta perché mi piaceva. Quindi sono Perla, una sirenetta elegante ed aggraziata. Adoro danzare al ritmo delle onde che si infrangono sulla spiaggia. Per me non c'è musica più bella. Sono in grado di trasmettere il potere della danza che rende chiunque capace di ballare in modo celestiale. Bello. Mamma mia, ragazzi, che profumo. Wow. E poi dentro abbiamo la collanina. Che non ci credo, è fatto tipo in plastica. Non li ho mai visti questi qua fatti così in plastica. Però apprezzo che abbiano, mi piacciono tanto quando hanno il gancetto così. Mi piacciono veramente tanto questa tipologia di catena. Bella, 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 mi piace, quindi sono contenta. E mamma che profumo, ragazzi, adoro, mamma mia. Allora vado a prendere una bacinella così andiamo a aprire questa. Mamma mia che profumo, wow. Quindi ci vediamo fra pochissimo. Eccoci qua, allora. Qua abbiamo l'acqua, ho anche preso dello Scottex per evitare danni, perché mi immagino che farò un macello, non lo so, se sto senso. Ragazzi, però ha un profumo fantastico. Allora, è anche in cellofanata, però mi sa che non sarà facile aprirla. Un taglierino, per favore, vediamo se lo trovo. Ma come al mio solito ho 50.000 cose, ma un taglierino non ce l'ho. Vabbè, proviamo con le forbici piccole. Ok. No, ok, niente, non l'ho aperto. Ok, sì. Allora, c'è scritto che potete farvi il bagnetto. Quindi penso che sia apposta appunto per essere usata nella vasca. Comunque è veramente ben fatta, mi piace tantissimo anche la colorazione. Profumo wow, vediamo un attimino adesso il Fritz. Mm.
Beh, non frizza molto, sinceramente. Quindi penso anche che lo Scottex non serva. Pensavo fosse tipo una roba del genere. Quanto pare no. Però ragazzi, che buon profumo. Quasi quasi poi mi faccio un... sto a mollo con le mani. E mi faccio una manicure. Sentiamo se frizza almeno. Io non sento niente, non so se col microfono avete sentito qualcosa. Forse poco poco, non si sente quasi niente. E poi è veramente super lentissimo. Ovviamente ha colorato l'acqua di azzurro, vedete che bello. E la schiuma è veramente molto morbida. Vabbè ragazzi, io credo che se dovesse fare la doccia un bimbo, penso che a questo punto la madre dovrebbe metterlo a mollo per un pezzo. Perché sennò qua stiamo fino a domani. E se io fossi un bimbo inizierei già a cercare di aiutarlo iniziando a spaccarlo. Oh, ragazzi, ma non si spacca. No, non si spacca. Ok. Sapete, di solito quelli un po' da prezzo, schiacciandoli un po', proprio si spaccano subito. No, qua anche se schiaccio... No, non fa niente. Guardate. È ancora integra. Boh, vabbè ragazzi, io adesso cercherò insomma di... Oh, sono riuscita a spaccare un pezzettino. Di smollarla un po'. Intanto sta creando veramente tanta schiuma, super morbidissima. Cioè, è veramente un piacere stare a mollo nell'acqua. A parte che fa caldo, quindi sarebbe un piacere in ogni caso. Però non la sento come una cosa... che potrebbe far male, cioè non lo so, è veramente piacevole ragazzi, cioè, sembra quasi che renda proprio più morbide le mani, e veramente bello. E se, giuro che se avessi la vasca da bagno, penso proprio che mi farei il bagno con queste qui, e penso che ne bastino per una vasca, o una o due massimo, perché veramente rende tanto, ma rende, cioè ragazzi, ormai sono 5 minuti che stiamo parlando e oh, ecco, qualcosa sta succedendo, vediamo se riesco a liberare la sorpresa. Ok, si sta... Guardate, inizia a vedersi qualcosa. Sì, si sta iniziando a sgretolare. Ed ecco qua. Eccola. Ma quanto grande è? Ma poi non è lei. È lei? Ma non è lei. È un'altra questa.
Caspita, ma veramente è gigantesca! È con un naso e senza bocca? Però sì, non c'è altro, credo. No, non c'è altro. Mamma mia, che bello che è stare qua dentro. Favoloso. Allora, vado un attimo a sciacquarmi le mani così la vediamo meglio. E ci vediamo fra pochissimo. Eccoci ragazzi. Allora, questa è appunto quella che ho trovato. È carina, devo dire, fatta molto bene, ma non è nessuna delle principesse, sì, delle sirene che erano previste dalla check, che appunto sono queste, cioè sono proprio totalmente diverse. Ah, vabbè, è Sbabam. Ok, non avevo visto che era distribuito da Sbabam, perché tendenzialmente non sono mai, cioè, questo è proprio è bella, non questo non posso negarlo, perché mi piace, è fatta bene, è carina e ha anche diversi colori, quindi tutto sommato non è male. Però, scusate, sto cercando di aprire la collanina, però non rispetta le aspettative in questo caso, perché uno guarda da fuori la check, si aspetta determinate cose, ma non sono così. Quindi, diciamo, è un sì, no, non è proprio bocciata come cosa, perché comunque sono fatte bene, quindi sarei curiosa di vedere l'unicorno come potrebbe essere. E vediamo se riesco, eccola qua. Quindi viene praticamente la collanina così, e ragazzi, è carina. È molto molto carina, mi piace veramente tanto. Però non c'entra assolutissimamente niente con questa serie, proprio zero, ma neanche i colori, cioè proprio fuori del tutto. Quindi, boh. Le mani, sì, me le lasciate molto morbide, quindi mi piace. Devo essere sincera, però, adesso non so se è per colpa dell'interno, che magari l'interno era con questa gomma ed è stato chissà quanto. Le mani non hanno un buon odore, cioè non c'è quell'odore favoloso che vi dicevo prima. Quindi, no, forse ve lo sconsiglio. Non so, voi l'avete preso? Se l'avete preso, ditemi cosa ne pensate, se avete trovato quello che c'era nella checklist o se c'era proprio qualcos'altro, come in questo caso. Beh, per fortuna che non c'era un mostriciattolo, diciamo, c'era comunque una sirena. E niente, ragazzi, quindi, diciamo, questi di Stitch super consigliati perché sono super favolosi. Queste pocket lo stesso mi piacciono tantissimo, quindi anche queste ve le straconsiglio se le trovate. Poi, ovviamente, se volete, potete anche colorarli voi o creare dei mini adesivi. Basta anche mettere tipo dei washi tape, o qua, ad esempio, basterebbe colorare di bianco. Insomma, per chi ha creatività può anche proprio renderlo molto più carino rispetto a quello che è, perché la base è molto buona. Quindi diciamo, questi due sono super approvati, questo sni, nel senso è bello, potete anche acquistarlo, ma sapete che a cosa date incontro, praticamente. Bene, quindi per oggi è tutto, io spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, un pollicione in su se vi è piaciuto il video e ci vediamo al prossimo. Un bacione a tutti, bye bye!